Oggi, a proposito di economia, abbiamo voluto aprire questa edizione con l'economia. C'è stato un importante incontro, convegno organizzato da CGIL, Will Trasporti e dalla FP CGIL, con diversi interventi di professionisti ed esperti. Il tema era quello dei rifiuti. Grande partecipazione all'iniziativa congiunta di FP-CGIL e Will Trasporti, tenutasi oggi presso la sala consiliare di Palazzo De Leoni per discutere della gestione del servizio rifiuti in città, in attesa del parere richiesto dall'amministrazione al CGA rispetto al futuro di Messina Servizi Bene Comune, una società per Fucile e Barresi che deve essere tutelata e difesa per gli importanti risultati raggiunti e non di meno perché la gestione pubblica di un settore così delicato è garanzia di trasparenza. Della stessa opinione anche Ivan Tripodi di Will e Mastroeni di CGIL. E allora, rifiuti, notizia di qualche settimana fa, il governo va sotto con il nuovo piano dei rifiuti, siamo ultimi, maglia nera nella gestione dei rifiuti a livello nazionale, come se ne esce? Ovviamente nessuno ha la ricetta salvifica o la bacchetta magica. Certamente noi partiamo da una realtà, quella di Messina, che vede una grande, anche qui, grandi problematiche da Messina Ambiente, poi oggi a Messina Servizi Beni Comuni. Oggi noi, diciamo, l'iniziativa di oggi vuole dire intanto una parola d'ordine chiara, no alla privatizzazione della società, e quindi noi chiediamo e auspichiamo che resti una società pubblica in house del Comune al 100%, che possa quindi garantire tutti i posti di lavoro, perché purtroppo al netto, diciamo, di qualsiasi valutazione abbiamo purtroppo in Sicilia, come diceva benissimo lei, la situazione in questo settore è una situazione molto complicata. Intanto c'è un problema giuridico e la legge regionale è stata affossata perché fra l'altro c'erano delle molte incongruenze. Ma accanto a questo il settore, senza voler criminalizzare nessuno, però il settore dei rifiuti si è prestato purtroppo negli anni, non solo in Sicilia ma nel nostro paese, ad una delle, come dice l'ANAC, certificato dall'ANAC, una delle realtà diciamo, molto permeabili alla corruzione, permeabili, qualcuno le definiva le ecomafie, quindi un settore decisamente pericoloso e problematico. In tal senso quindi auspichiamo in primis appunto che resti pubblico. Contestualmente siamo con i riflettori accesi rispetto alle prospettive, perché siamo sotto una sentenza in attesa del CGA che potrebbe significare tante cose per appunto Messina Servizi, e contestualmente rispetto alla partenza ormai come dire, anche se ritardata, della raccolta differenziata, auspichiamo che sia come dire, il servizio fatto però non solo sulla qualità del servizio, ma siamo consapevoli che i numeri dei lavoratori sono assolutamente insufficienti. E quindi noi ringraziamo i lavoratori che stanno facendo un'opera straordinaria, come dire, un impegno straordinario per garantire questo servizio, nonostante ci sono grandi, grandi carenze di organico. Però ecco, il messaggio di oggi è questo, un messaggio, diciamo, di legalità, di trasparenza, ma soprattutto di ogni tanto una parola di conforto nei confronti dei lavoratori comunali o delle partecipate che in questi mesi sono stati vituperati e bistrattati, ma che nel caso di Messina Servizi stanno garantendo un servizio in grande difficoltà di mezzi e di numero di uomini. Segretario, dai problemi regionali alle ecomafie, un sistema molto permeabile alla criminalità, soprattutto quando si rischia che si privatizzi. Sì, è uno dei motivi per cui noi siamo contro la privatizzazione. E siccome noi abbiamo in maniera molto chiara sempre impostato tutto il ragionamento sulla base di confronti di merito programmatici e con proposte, la funzione pubblica, Will Trasporti, CGIL e Will, alla presenza dei segretari regionali, perché questo è un problema che interessa l'intera regione, oggi presentiamo questa proposta di azienda speciale. Questa proposta nasce dal punto di vista giuridico da una sentenza della Corte Costituzionale 5444 del 2019, che supera i problemi e i vincoli della Matia, che erano i problemi che noi avevamo avuto dopo il fallimento della Messina Ambiente. A Latina è una situazione simile alla nostra attraverso questo percorso dettato da questa sentenza, e per una scelta politica fatta dal Consiglio Comunale di quel comune del Lazio si è costituita un'azienda speciale che continuerà a gestire in maniera pubblica un servizio che va gestito in maniera pubblica.
La sentenza del CGE che si attende per quanto riguarda la dichiarazione di fallimento di Messina Ambiente rischia così di aprire le porte al privato? Allora, altrimenti c'è da fare una premessa, nel senso che già per il sindaco era privata. Se lei si ricorda, il 28 giugno 2018, prima delibera della Giunta De Luca, c'era la rivoluzione delle partecipate con la privatizzazione del servizio e lui è andato avanti sempre su questa strada. Il Consiglio Comunale a gennaio 2019, non convinto di questa strada, è preoccupato dalla privatizzazione, che significano licenziamenti, aumento della tariffa perché i privati non fanno assistenza sociale e vogliono evidentemente determinare il loro profitto, e una qualità del servizio discutibile. Il Consiglio Comunale a gennaio ha chiesto che ci fosse il Presidente della Regione Musumeci che interrogasse il CGA e si sta aspettando questo parere, che ancora non arriva. Ma comunque, al di là di questo parere, questa sentenza che noi oggi mettiamo in campo e che vogliamo confrontare con i consiglieri comunali che abbiamo invitato, oltre le altre autorevole autorità presenti, vuole appunto dire in maniera molto chiara che questo servizio deve continuare a restare pubblico. In provincia di Messina, dove è privato, faccio solo l'esempio di Barcellona, avete visto cosa significa? Problemi nella qualità del servizio, pagamenti degli stipendi, non va, non va. E Messina non si può permettere questo. Allora, a livello regionale, Sicilia maglia nera nella gestione dei rifiuti, a Messina c'è un rischio in più, che è il passaggio al privato. E che cosa comporterebbe? Il Consiglio si è già espresso tempo fa, se non sbaglio a febbraio, su questa possibilità. Qual è il vostro orientamento nel caso in cui la palla ripassasse al Consiglio? Ma noi siamo, io personalmente, poi il Consiglio stabilirà chiaramente nell'autonomia che gli compete, io sono per la gestione pubblica del servizio dei rifiuti. A mio avviso è la gestione che garantisce meglio il servizio stesso e anche elimina le ingerenze appunto dei privati che qui in Sicilia non hanno dimostrato di essere diciamo così eccellenti anche dal punto di vista legale, ecco, diciamolo in maniera elegante. Quindi io sono per sicuramente la gestione pubblica del servizio dei rifiuti. È chiaro che se c'è una sentenza bisognerà capire cosa dice la sentenza ed eventualmente eseguirla, perché se una sentenza ordina qualcosa si deve certamente seguire.